Il 2 giugno del 1946 gli italiani furono chiamati a votare. Era la prima volta che questo succedeva dal lontano 1924, quando il fascismo aveva conquistato il potere, sia pure in modo molto discusso, perché quelle elezioni furono molto discusse, probabilmente viziate da brogli, e dopodiché gli italiani non ebbero più la possibilità di votare, il fascismo glielo impedì. Dunque il 2 giugno 1946 è il ritorno di tutti gli italiani alle urne per le elezioni politiche, cioè per le elezioni di un organismo rappresentativo, non ancora il Parlamento, ma un'assemblea costituente. E poi, cosa altrettanto importante, il 2 giugno gli italiani votarono per un referendum. Il referendum era per la forma istituzionale dello Stato. In altre parole, furono chiamati a votare e a scegliere fra la Repubblica e la monarchia. La scelta della Repubblica pareva a molti un salto nel buio, questa era l'espressione che venne usata, era sostenuta soprattutto dai partiti di sinistra, sembrava qualche cosa che avrebbe innovato troppo, e un'Italia scossa dalle drammatiche vicende della guerra, una guerra persa, una guerra che aveva visto il paese diviso, una guerra che aveva visto un conflitto aspro fra fascisti e antifascisti, insomma la voglia di tirare un po' i remi in barca c'era, e questo avrebbe favorito la monarchia, che tutto sommato rappresentava la continuità con il passato. Se non che contro la monarchia, che forse in assoluto raccoglieva la maggioranza dei consensi come istituzione in quanto tale, contro la monarchia giocò il re, cioè giocò la figura di Vittorio Emanuele III, il quale si era assunto delle gravissime responsabilità, permettendo in modo praticamente indolore l'avvento del fascismo e tutto quello che ne era conseguito, in primo luogo appunto la guerra, l'ingresso dell'Italia il 10 giugno 1940 nella Seconda Guerra Mondiale, con tutto il disastro materiale e morale che ne era conseguito. Un uomo molto discusso, poco amato, un uomo che non aveva mai assunto veramente come dire, gli interessi degli italiani, opportunista, fino all'ultimo momento, anche incapace di contrastare Mussolini quando ormai era una necessità evidente davanti alla catastrofe bellica. Dunque un uomo che si era alienato le simpatie degli italiani e aveva alienato queste simpatie a tutta la casa Savoia, cioè alla sua famiglia, per cui anche l'escamotage delle dimissioni che lui dette nel maggio del 1946, quindi praticamente alla vigilia del referendum, dimissioni a favore del figlio Umberto II, che fu re, ma come si disse re di maggio, perché fu re praticamente solo per un mese, questo escamotage non ebbe l'impatto che sperava il re, e dunque quando si andò a votare gli italiani preferirono il cosiddetto salto nel buio, che poi in realtà salto nel buio non fu, e perché i partiti politici in realtà avevano già deciso di assumersi collettivamente delle responsabilità importanti. Un passo indietro, quando dopo l'armistizio torna in Italia il leader dei comunisti, il compagno Ercoli, che in realtà era lo pseudonimo di Palmiro Togliatti, si realizza la cosiddetta svolta di Salerno. La svolta di Salerno è molto importante perché tutti i partiti democratici e antifascisti accettano di entrare in un governo che è un governo ambiguo come il governo Badoglio, e soprattutto accettano di assumersi la responsabilità di onorare le pesantissime clausole dell'armistizio. Nasce di lì in realtà l'Italia postbellica. Dunque il 2 giugno, quando gli italiani vanno a votare, le linee maestre della ricostruzione politico-istituzionale sono già state tracciate. In nome loro, anche se gli italiani non hanno potuto votare, dai partiti politici che in questo modo hanno saputo superare, e questo va reso merito a tutti i partiti politici del CNL che hanno sostenuto il governo Badoglio e poi hanno permesso i passi successivi verso la democrazia e la libertà, va detto appunto a loro merito che questa assunzione di responsabilità ha superato i conflitti ideologici che pure li dividevano in modo profondo, perché quello che contava era il bene dell'Italia. Per questo
la vicenda del 2 giugno 1946 fu molto meno drammatica di quello che avrebbe potuto essere. Gli italiani ebbero la possibilità di scegliere liberamente quello che preferivano. Vinse la Repubblica con circa 12 milioni di voti, mentre la monarchia ebbe più o meno 10 milioni di voti, raccolti soprattutto nel Mezzogiorno, che era più favorevole appunto alla monarchia, mentre al nord prevalse nettamente la Repubblica, ma comunque, sia pure con delle tensioni che ci furono dopo quel voto, gestite in modo anche questo molto corretto, insomma, dalla classe politica, questa vicenda si concluse, felicemente gli italiani accettarono la Repubblica e mi pare che da allora non si sono più pentiti di quella scelta.